Imitato e contraffatto anche un altro simbolo del Made in Italy, la pelle, un comparto in cui siamo leader. Allora sentiamo Daniela Cuzzolin. L'industria conciaria italiana leader per fatturato e qualità. Fra i principali distretti il Veneto e la Toscana. In crescita l'export, il 12% della produzione. Fra i paesi di destinazione è tornata a crescere la Cina, più 10%, Stati Uniti, Vietnam, Regno Unito. Linea pelle rafforza anche il ruolo di fashion influencer. L'area tendenze è la Mecca per gli stilisti, dove la pelle ispira i creativi per le collezioni dell'inverno 2018-2019, ancora più avanti delle sfilate che hanno già presentato la prossima estate. La punta di novità che abbiamo inserito in quest'area tendenze è il neutro, cioè il naturale, il cammello, i chiari, usati come fossero dei pastelli che si intrecciano con i neri, con i naturali, con i colori, come tocco di, come filo rosso della stagione. Parola d'ordine, sostenibilità, per un'industria da sempre sotto i riflettori per gli scarichi di lavorazione. Sì, sicuramente ne abbiamo fatto una bandiera della sostenibilità e noi cerchiamo di ottemperare sempre più anno dopo anno nella miglioria produttiva, nel ridurre i consumi energetici, nei consumi di acqua, di prodotti chimici. Fra le curiosità, ecco la scarpa biodegradabile. Cui abbiamo ottenuto la certificazione dall'Università di Bologna Alma Mater di una biodegradabilità al 100% dopo 6 mesi, massimo un anno, quindi tendenzialmente mettendo diciamo, la scarpa nell'umido, dopo un anno si decompone. Nuove frontiere della pelle in mano alle Archistar. Creando una nuova sinergia dove la pelle come materiale tradizionale o materiale classico contribuisce con aspetti di calore, morbidezza e allo stesso tempo fa risaltare le estetiche digitali.